Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l'Italia portando piogge e venti forti sulle regioni del centro-sud. Il Dipartimento della Protezione Civile aveva emesso un'allerta meteo anche per le Marche, colpita oggi dall'ondata di maltempo. A Fano le raffiche di vento che hanno superato i 41 km orari hanno abbattuto diversi alberi, tra cui una quercia in via del Ponte nella zona dell'ex zuccherificio. Durante una diretta sulla pagina Facebook Occhio alla Notizia, questa mattina vi abbiamo mostrato le operazioni eseguite per rimuovere la pianta. Non si registrano feriti, ma la caduta dell'arbusto ha provocato danni all'insegna di un negozio di arredamenti. Sul posto i carabinieri e i tecnici di ASET SPA che prima hanno messo in sicurezza l'area e poi hanno provveduto alla rimozione. A dare l'allarme intorno alle 9.30 era stato un ragazzo che stava lavorando all'interno di una delle attività che si affaccia su questo parcheggio denominato delle querce. Assessore, si tratta di un'area pubblica o privata? È un'area pubblica gestita dal Comune di Fano e in particolare da ASET SPA, a cui abbiamo dato la gestione del verde pubblico, quindi è intervenuta questa mattina ASET SPA a rimuovere la pianta e non è successo niente, quindi va bene così. In ogni caso è giusto comunicare che il Comune di Fano per danni a cose e persone in questi casi appunto è tutelata dalla copertura assicurativa. Disagi anche se lievi in Viale Kennedy, dove una pianta è caduta danneggiando la parte anteriore di un'auto parcheggiata, una Hyundai i20. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco e una pattuglia dei vigili urbani che hanno chiuso la strada al traffico per circa 2 ore. La circolazione è stata ripristinata intorno a mezzogiorno dopo l'intervento degli operai di Enel Green Power, azienda responsabile anche delle sponde del canale Albani in cui si trovavano le radici della pianta. In giornata i pompieri hanno eseguito una trentina di interventi in tutta la provincia per finestre pericolanti, come successo in via Roma Fano, e per rimuovere piante e rami dalla sede stradale, come sul lungomare di Pesaro e nella frazione di Cattabrighe. In viale Trieste, invece, intorno alle 12 i vigili del fuoco hanno spento un incendio divampato in un chiosco che in estate somministra alimenti e bevande. L'umidità e le infiltrazioni di acqua hanno provocato un cortocircuito, ma grazie al tempestivo intervento dei pompieri il rogo è stato circoscritto, limitando i danni all'impianto elettrico e ad alcuni mobili. Sempre attivi i reporter di strada di Fano TV che alla nostra redazione hanno inviato video e foto come queste, scattate di fronte a Viale Ruggeri, dove è stata immortalata quella che hanno definito una coperta di schiuma. E anche gli amanti del surf non si sono voluti perdere questo insolito spettacolo, un fenomeno naturale prodotto dal vento e dall'energia delle onde durante la mareggiata.